Tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di una mia nuova fissa da lettrice, perché io da un po' di mesi a questa parte ogni mese compro un tot dei libri di autori che non conosco, di cui non so assolutamente niente. Giro per le varie bancarelle dell'usato e compro così a scatola chiusa. Alcune volte ho scoperto dei libri fantastici che proprio mi sono piaciuti da morire, come ad esempio, La donna mancina, un libro bellissimo, consigliatissimo. Altre volte è stato un flop totale, come per esempio per Opium di un scrittore francese che neanche mi ricordo come si chiami, lo lascio nel caso nell'info box. Cioè, voi vedete quel nome e ricordatevi di non comprare quel libro, ok? Ovviamente ho già dato via il libro tramite Bookmooch, quindi sono contenta. Questo mese ho acquistato tre autori, quindi tre libri. Sono autori che ovviamente io non conosco, però voglio testare per curiosità, eccetera, per capire se ne vale la pena di leggere qualcos'altro, se possono interessarmi, insomma. Quindi, gli autori in questione sono innanzitutto lui. Con questo racconto, che ovviamente non pronuncerò mai, perché ogni volta che tento di pronunciare questo nome, non so, mi si intreccia la lingua in una maniera incredibile. Poi Edoardo Albinati con 19 e Lalla Romano con Le Metamorfosi. Inizio dicendo che 19 ancora non l'ho letto e non ne so assolutamente niente. Suppongo che tratti, non so, di tram, non ne ho idea. Se ne sapete qualcosa, vi prego, informatemi. Ho letto questo e devo dire che mi è piaciuto, mi ha incuriosita. Questo è uno scritto giovanile, da quel che ho letto in giro, e tra l'altro lui è molto conosciuto. Io non lo conoscevo per niente, infatti mi sono sentita quasi un ignorante. È un racconto molto interessante. È Parlo breve, molto molto. brevemente, anche perché vorrei concentrarmi sulla Lalla Romano in questo video. Vi basti sapere che il racconto è diviso in due. La prima parte è le vicissitudini di questo giovane artista che sta per trasferirsi e quindi il distacco dalla famiglia, dal nido, perché la sua famiglia per lui rappresenta una sorta di nido dal quale lui vuole spiccare il volo, però tutti gli mettono un po' i bastoni tra le ruote, diciamo. Offre delle immagini, questa prima parte secondo me fantastiche, come per esempio innanzitutto la camminata con suo padre, all'inizio tutti belli d'accordo e poi divisi. Non vi voglio spoilerare troppo perché anche in questo caso, come lo è stato per L'Occhio, trattandosi di un racconto brevissimo non ne vale la pena di spoilerare tanto, vi basti sapere che è davvero descritto benissimo. In più la cena che lui fa con i suoi familiari, anche lì la descrizione è fantastica, con questi uomini e donne molto ingordi, non attenti ai problemi del nostro protagonista, che lui veramente vive questa sorta di crisi esistenziale, vuole andarsene, vuole spiccare il volo, e tutti che non lo prendono sul serio, se non fosse per una signora, però non vi dico altro. La seconda parte invece è la vita dell'artista da trasferito, quindi lui ha fatto la sua decisione, si è trasferito e qui narra un po' quello che combina in questa nuova città. Ovviamente, essendo stato abituato fino a un certo momento della sua vita in un certo modo, non è che lui si trovi proprio benissimo, anzi è inesperto, fa vari errori. L'epilogo, davvero, non me l'aspettavo. Comunque sia, ve lo consiglio, sì, perché no? Non è male. Io vorrei tanto approfondire questo autore, quindi pollicione in su. Sono contenta perché quando si comprano libri così a scatola chiusa è sempre un rischio enorme. Ma concentriamoci sull'Alla Romano. L'Alla Romano è una scrittrice che prima era una poetessa. E poi è passata alla prosa. È stata anche una umanista, una giornalista. Lei è tra l'altro molto famosa per aver tradotto Flaubert. Le Metamorfosi in particolare
È un libro molto importante perché segna il suo passaggio da poesia a prosa. E questa cosa direi che si sente, o almeno secondo me si sente molto. Questo libro è molto importante anche perché fa parte della collana dei gettoni, e cioè quella collana gestita da Elio Vittorini, un grandissimo scrittore uomo, aggiungerei, e questa rappresentava la seconda uscita. E quindi è anche molto interessante questa scelta di Vittorini. Mi ha fatto molto riflettere, però ne parleremo successivamente. Le Metamorfosi cosa sono? Sono una serie di racconti, o meglio sogni, che sono stati per davvero trascritti. Lalla Romano l'ha fatti nell'arco di un periodo e l'ha trascritti. Questo l'ha resi anche abbastanza. Non crudi, abbastanza grezzi, cioè tutta la raccolta sa di qualcosa che non è stato compiuto, sa di un appunto, un qualcosa di preparatorio. È come quando un artista deve fare un disegno, un dipinto e quindi fa lo schizzo preparatorio. E questo, diciamo, il sapore di questi racconti, di questi sogni. Sono divisi per nuclei tematici, che sono stati decisi ovviamente dalla stessa Lalla, e ogni nucleo tematico ha ovviamente la sua frase iniziale, che è molto sempre molto significativa, e dei veri e propri sogni. Questo li rende, diciamo, non proprio tanto interessanti, perché come vi capita sicuramente tante volte di dover magari ascoltare un vostro amico, un vostro familiare che vi racconta il proprio sogno, vi renderete sicuramente conto che non è interessante, cioè non è una cosa che proprio vi fa appassionare e vi fa tremare. Voi lo ascoltate e neanche partecipate tanto, perché comunque sia il sogno è una cosa totalmente soggettiva. Influenza tutti noi personalmente, ovviamente se siamo noi che li facciamo, quindi magari questi sogni sono importantissimi per Lalla, ma per me da quel punto di vista non hanno dato niente di che, se non fosse che quella nel romanzo, nei racconti, insomma, ci sono delle immagini secondo me indimenticabili. Ve ne cito una, anche se comunque sia ce ne sono parecchie. L'immagine della Lalla che diventa un palo, molto lentamente diventa un palo conficcato nel terreno. Quindi lei che è viva viene imprigionata in questo oggetto che non è vivo, che è puro acciaio, insomma. E vede davanti a sé il passaggio delle stagioni, il passaggio delle persone, e quindi vive da spettatrice nonostante che lei continua ad essere viva, e quindi questo dramma dell'essere rinchiusa in qualcosa di così freddo ed essere in realtà calda dentro, insomma, un'immagine molto bella, cioè ci sono varie immagini belle in questo libro, quindi da questo punto di vista è molto positivo. In generale posso dire che se ogni racconto fosse stato preso, sviluppato, se gli fosse data una dignità narrativa, sempre tra virgolette, quindi un intreccio, una caratterizzazione dei personaggi, eccetera, sicuramente varrebbe molto di più, sarebbe molto più apprezzata. In effetti ho controllato su Anobi, non molte persone hanno letto Le Metamorfosi e spesso sono fan ovviamente di Lalla Le posso Romano. dire che Lalla Romano mi ha incuriosita. Se vogliamo proprio dargli una categoria, possiamo dire che è un romanzo rimandato. Mi informerò meglio su Lalla, leggerò il suo romanzo, diciamo, più famoso per vedere se può far per me questa scrittrice. Vorrei concentrarmi un ultimo momento sulla scelta di Vittorini. Questo è un romanzo molto sperimentale, la struttura è molto particolare, sembra un romanzo veramente uscito pochi giorni fa, proprio dalla struttura. E quindi cosa avrà spinto questo genio a pubblicare nel 51 questi racconti? Non so, lui era veramente geniale da questo punto di vista. Se pensiamo anche che tra gettoni c'è, per esempio, quel capolavoro che è il Visconte dimezzato di Calvino.
Quindi il mio fascino per la figura di Vittorini sta salendo alle stelle. Io credo veramente di adorarlo proprio come personaggio, come figura, anche perché ho letto due suoi libri e diciamo che Uomini e No. Mi è piaciuto mediamente, il Garofano Rosso un po' meno, però conto di rileggerli, insomma. Il video finisce qua. Fatemi sapere se avete letto questi libri. Fatemi sapere se sapete qualcosa di questo qua, che veramente è stato un azzardo più degli altri, anche perché pubblicato con la piccola biblioteca Mondadori, eccetera, non lo so. Fatemi sapere, insomma. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!